possibile che 4 giovani su 10 non trovino lavoro e debbano andare via dall'Umbria per cercare un lavoro che va bene a loro? Questa è una cosa a cui bisogna mettere mano subito. Come si fa? Io ho una mia ricetta, l'ho proposta e sta funzionando in Sardegna, che è la fiscalità di vantaggio. Si prende, ci si rivolge a tutte le aziende che stanno già in Umbria e che lavorano e gli si dice: se fate degli investimenti per creare posti di lavoro, interviene la regione e vi fa una percentuale di riduzione delle tasse pari alla percentuale del nuovo investimento rispetto al vecchio investimento. Si va a dire alle aziende nuove che sorgono qui in Umbria: a te per i primi 3 anni ci togliamo per esempio tutte le tasse locali, l'addizionale regionale del 0,80% e poi la tassa sui rifiuti e poi l'IMU, la tassa sulle case e poi la tassa sull'occupazione del suolo pubblico e poi la tassa sulla pubblicità. Sono tutte cose che una libreria. Sono importantissime perché si tratta di migliaia di euro per volta, importanti. E quindi questa cosa tu la puoi attuare immediatamente. Siccome poi se le aziende, per esempio, nuove non c'erano nel bilancio dell'anno prima, non cambia niente, non le scrivi come aziende nuove nel bilancio. Loro sono incentivati a fare, possono non avere meno tasse e il bilancio della regione non soffre per niente. Terza cosa, io guarderei alle altre aziende che per esempio fanno cose particolari nel settore vitivinicolo, perché no? Nel settore dell'olio, perché no? In altri settori, se venite a investire nella nostra regione, dunque per i primi 3 anni non pagate i costi. E questo è qualcosa che si può e si deve assolutamente fare. Una cosa che mette nelle mani è la sanità. Non si può che pensare che un cittadino aspetti 2 anni o anche più per fare una tassa, è morto intanto, no? Non si può aspettare che non ci siano cose per gli anziani, eppure mai. E in Umbria il 25% della popolazione è data da persone anziane. Quindi queste cose sono cose urgenti, bisogna richiamare indietro quei medici, quei primari bravi, che siccome si devono sempre superare da quelli proposti dagli amici degli amici degli amici della sinistra e della giunta di sinistra, se ne sono andati da un'altra parte. Lì bisogna ritornare in casa, perché qui sicuramente vivono meglio che vivono più meglio che altrove. L'aeroporto deve essere un aeroporto che funziona tutti i giorni, si devono organizzare voli di turisti da tutta Europa che vengono qua, non può esserci quell'aeroporto di adesso che manca di tutto. Ma quelli ci vogliono degli anni. Invece quello che secondo me una nuova presidente, una nuova giunta deve fare, deve guardare alle cose che può fare immediatamente. E certe cose si possono fare immediatamente. Per esempio l'organizzazione di percorsi nelle regioni che mettono insieme l'arte, la cultura, l'enogastronomia, il vitivinicolo, poi come hai fatto tu nella tua città, è una cosa interessantissima che si può assolutamente fare. E se interviene la regione può fare anche dei prezzi che sono molto attrattivi. E c'è un'altra cosa che si può fare, bisogna prendere le televisioni con i capelli e dirgli dovete venire qui. Ci sono delle cose qui che non potete ignorare. La giostra è una cosa importante, avviene 2 volte all'anno, gli ultimi 2 sabati, i primi 2 sabati di giugno e le seconde 2 domeniche di settembre. Io non ricordo da quella giornalista di televisione, eppure è una cosa che entusiasma, bella da vedere, come il Palio di Siena, con costumi del 600 che sono più belli. Ieri sera mi hanno regalato la spilletta, sono diventato un socio. Anch'io quindi sono qui a giugno e cercherò di portarmi dietro le televisioni italiane. Quindi, quanto Francesco, troppo tempo che non si vede,
è uno spettacolo grandioso, quando si va dentro non si può non essere preso d'emozione. L'unica cosa spiacevole che ho avuto è che ho visto un ritratto che si dice vero di San Francesco, aveva le orecchie a sventola. Non lo sapevo, semplicemente diciamo ancora più simpatia nei confronti degli altri. Va bene, comunque anche su quello ho promesso il mio interessamento, lo farai in inglese, per far sì che quando hanno una volta all'anno la festa appunto di San Francesco ci siano le televisioni presenti che mostrino la Basilica, che è straordinaria, ma che mostrano anche il tempo straordinaria della Basilica. Allora, adesso io ti metto un po' di soldi, avremo modo di lavorare sul programma, io sono a disposizione con la mia esperienza da uomo di azienda, da uomo di sport, da uomo di comunicazione, da uomo di Stato. Quando mi chiamerete, io ho promesso che verrò giù, che mi siederò al tavolo con voi e metterò a vostra disposizione questa esperienza. Cosa farete voi questa sera e domani? Dovete contattare tutti i vostri familiari, le vostre vecchie zie, i vostri amici e dovete anche, lo dico prima alle signore, telefonate a tutti i vecchi fidanzati e gli uomini a tutte le vecchie fidanzate, perché la democrazia, la libertà e l'avvenire della vostra regione sono più importanti della gelosia. Quindi mi raccomando, al lavoro per la libertà e per il cambio, per il vostro interesse, l'interesse vostro, dei vostri figli, dei vostri nipoti, dei vostri corregionari, della vostra regione, e dovete sempre ricordarvi che siete fortunati perché siete nella regione più bella del mondo. Allora, siamo arrivati al finale, domenica si fanno i conti e io credo, per come ho visto e gli incontri plurimi che ho potuto avere, accomodatevi, sedete, io sono vecchio, devo stare in piedi. È giovanissimo, con buone aziende. Ma perché ci sono in giro così tanti bugiardi? Signora, che cosa fa stasera? Senta un po', che cosa fa stasera lei? Va bene, allora è veramente importante perché pensate che tra i tanti italiani che non sono andati a votare nelle ultime elezioni nazionali e in quelle per l'Europa ci sono addirittura 7 milioni di italiani che non sono andati a votare per delusione, per rabbia, per disgusto nei confronti di questa politica e di questi politici che se ne sono stati a casa, ma in un sondaggio molto approfondito che abbiamo fatto, a domanda hanno risposto di se stessi, sì, io sono un moderato, sono un liberale, sono un anticomunista, e sei stato a casa, non sei andato a votare. E questa è la reazione che troppi di noi hanno avuto rispetto a quello che sta succedendo e anche a quello che è successo con la Lega che è andata con i 5 Stelle, che ha fatto questo incredibile governo, che ha prodotto delle leggi inimmaginabili, che hanno fatto male all'Italia, agli italiani, non solo nell'economia. Ricordatevi per esempio che hanno prodotto la legge con il processo a vita. Cioè uno va sotto processo, viene trovato innocente, viene assolto, i PM per ripicca, per dimostrare che avevano ragione, per antipatia politica, per antipatia personale, lo richiamano in appello. E poi se ne dimenticano e lui resta sotto processo. E quando si va sotto processo non si va da soli. Il processo intanto è una pena. È già una pena lui essere sotto processo, si spendono soldi, si deve continuare, si va, se si ha ancora la fortuna di avere il padre e la madre, si va sotto processo col proprio padre, con la propria madre, con la propria moglie, con i propri figli, si rovinano le relazioni sociali, si rovinano le relazioni economiche
Ebbene, noi abbiamo una legge che a partire dall'anno prossimo consentirà ai PM di sinistra, oggi hanno un capo, è un signore che pensa che tutti noi siamo colpevoli, che chi risulti innocente perché i PM non hanno avuto il tempo sufficiente per poter trovare i segni sicuri della sua colpevolezza. Questo signore, sapete come si chiama? Si chiama Davigo. E la parte della magistratura politicizzata di sinistra è il quinto partito al governo. Quindi siamo sotto un governo non delle quattro sinistre, dei quattro partiti, ma delle cinque sinistre, il governo più a sinistra della storia della nostra Repubblica. Bene, hanno approvato qualcosa per cui c'è la presunzione di innocenza scritta e garantita dalla nostra Costituzione. Non esiste più. Se tu sei soltanto indagato, sei un presunto colpevole. Se sei imputato, sei un presunto colpevole. Per toglierti la presunzione di colpevolezza, devi arrivare a una sentenza della Cassazione che dica che tu sei innocente e che ti assolva. Quindi hanno cambiato troppe cose attaccando e diminuendo il nostro diritto alla libertà. E questo è qualche cosa che appartiene alla sinistra. Senti, scusa, ti prego, ti puoi mettere là così che io ecco qua, c'è uno che mi volta le spalle, dico, me ne frego di quello che dici. Vai là, vai, no, avanti, vai vicino a quella bella signora con la giacca gialla. State benissimo, blu e giallo come governo sono perfetto. Va bene, allora, dicevo, hanno in mente adesso di fare un decreto legge che si approverà in pochissimi giorni, per cui alzano la pena per chi verrà trovato evasore da 5 anni, quella che esiste, a 8 anni e diminuiscono l'importo dell'evasione a cui si può dare una condanna in carcere da 1,5 milioni di euro a 100.000 euro. Ora, io vi assicuro, perché ho passato questa esperienza, che per un giudice di sinistra dimostrare che qualunque professionista, qualunque imprenditore, qualunque artigiano venga messo sotto accusa di evasione, loro possono dimostrare che questo signore ha evaso. Quindi è qualche cosa che ci deve fortissimamente preoccupare. Quindi non è soltanto il fatto che hanno presentato una manovra che, rispondendo alla loro preparazione economica che non esiste, è una manovra che non contiene incentivi allo sviluppo per le imprese, non contiene incentivi di sostegno per le famiglie, è una manovra, non so come dire, senza fantasia, senza concretezza, è una manovra che contiene un mare di nuove microtasse in più che cadranno tutte sui consumatori, su di noi. Hanno aumentato cose inimmaginabili, ma chi di noi poteva venire in mente di mettere una tassa sulle bevande zuccherate? Una tassa sui succhi di frutta, una tassa sulle sigarette, quelle che non sono sigarette, non so come si chiamano, io non ho mai fumato le sigarette tecniche. Hanno aumentato la tassa per gli affitti su cui si pagava una tassa fissa, che riguardavano soprattutto persone povere o studenti. Hanno aumentato il bollo se uno va a chiedere un certificato al pubblico. Hanno tolto le deduzioni del 19% per un mare di cose, e cioè per lo sport, per l'asilo nido, per la scuola, per l'università, per chi ha bisogno di una, per un sordomuto che ha bisogno di un interprete. Hanno fatto delle cose che non stanno né in cielo né in terra, che a nessuno di noi con la mente a posto sarebbero venuti in mente. E anche le deduzioni, quindi, faranno pagare più tasse a chi prima poteva dedurre le tasse che pagava per una certa percentuale, e ci sarà quindi un indiscriminato aumento della pressione fiscale per una grande quantità di cittadini. Per esempio, hanno anche parlato di eliminare, avevano detto il 15% tassa fissa, l'avevano chiamata flat tax, ma non c'entra niente con la flat tax. La flat tax è una tassa piatta che riguarda i singoli, le famiglie e le imprese, poi ne parliamo.
hanno tolto questa cosa anche ai professionisti che erano sino a 100.000 euro, invece adesso li hanno ridotti a 65.000 euro. Se tu fai 66.000 euro paghi le tasse di prima. È una manovra senza senso, senza cervello. Perché? Perché loro il cervello non ce l'hanno. Io vi voglio dire che domenica, andando o mandando tutti quelli che conoscete a votare, voi dovrete esprimere un voto importante, certamente prima di tutto per la vostra regione. La nostra candidata alla presidenza ha ricordato il problema del lavoro, ha ricordato il problema dell'economia. L'Umbria è tornata al prodotto interno lordo del 2000, il turismo anche importante, in Italia dal 2000 ad oggi si è sviluppato del 27%, il turismo qui da voi si è sviluppato soltanto del 10%, è importante che la regione non subisca uno spopolamento dovuto al numero minore rispetto a prima delle nascite, dovuto ai troppi professionisti, lavoratori e soprattutto giovani che se ne vanno altrove perché qui non hanno trovato, anche per demerito di questa giunta di sinistra, il lavoro che loro cercavano. Ma è anche un voto che avrà un significato simbolico enorme nei confronti del nostro Paese. Quelli della sinistra dicono che non è così, io vi posso assicurare che una vittoria netta del nostro centrodestra, Salvini vuole chiamarlo la casa degli italiani, va benissimo, quello che è importante è che sabato passato in piazza San Giovanni a Roma sia lui che la Meloni abbiano accettato quello che io predico da sempre, che noi anti-sinistra, anticomunisti dobbiamo essere uniti, perché soltanto uniti potremo essere sicuri di conquistare la maggioranza, di vincere le prossime elezioni regionali, amministrative e nazionali e di sapere poi governare il Paese. Quindi il voto di domenica è un voto fondamentale. Quindi davvero datemi da fare stasera, domani, la stessa domenica, per portare tutti coloro che voi avete modo di contattare a esprimere il loro voto. Il voto per la Casa degli Italiani alla Salvini, bene, ma attenzione, Forza Italia è fondamentale per questa coalizione. Perché è fondamentale? Perché noi siamo in Italia l'unico movimento continuatore, testimone, garante della tradizione occidentale, della tradizione democratica, della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, e cioè della civiltà occidentale e dei suoi principi. Quando parlate con un signore degli altri partiti gli domanda ma quali sono i tuoi principi fondatori, molti ti guardano e non sanno dirti niente. Noi siamo parte come Forza Italia della famiglia, della grande, la più grande famiglia europea, la famiglia della libertà e della democrazia che è il Partito Popolare Europeo. Questo partito ha una carta dei valori che è nel senso della tradizione occidentale di cui io vi ho brevemente detto ed è una carta di valori che ho avuto l'onore e l'onere di correggere e di ammodernare nel 2006 quando ero Presidente del Consiglio in Italia e c'è stata a Roma la celebrazione del 30° anno di fondazione del Partito Popolare Europeo. Come ciascuno di voi dovrebbe cominciare a riflettere impegnandosi anche nei confronti degli altri per diffondere un messaggio di democrazia, di giustizia e di verità. Domenica tutti a votare, tutti con i vostri amici, conoscenti, eccetera. La settimana dopo io verrò ancora qui a festeggiare la vittoria e chi di voi vorrà potrà essere invitato a una festa e a una grande cena in cui siate sicuri pago tutto io.
un altro augurio personale a ciascuno di voi. E l'augurio è questo, che le cose in Umbria e in Italia si mettano in modo tale che ciascuno di voi nei prossimi anni possa realizzare i progetti e i sogni che porta nella mente e nel cuore per voi e per le persone che amate. Auguri.